Inizia il podcast di Pinocchio, tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. Allora, scusate, non trovo la scaletta. È qua. Hai la voce? No, non ce l'ho. No, è migliorata. Davvero? Sì. Ah, oggi sembri quasi... Ho preso il quarto antibiotico, mi piace farvi questo countdown. Sì, siamo a un... Ne devo prendere 102. No, non è vero. Sì, finiamo a filo col Natale. No, non esagerate con la profilassi. No, ma scherzo. Non esagerate, cos'è sto plurale? No, perché la gente pasticcia con gli antibiotici. Invece no, mai. Negli ultimi anni mi hai sentito... No, per non mandare segnali... Vabbè, dai. Ho voluto mandare un segnale. Sigla. Rifo. Buonasera Valentina. Buonasera. Buonasera Ciocca e buonasera Marta. Benvenuti a Pinocchio. Pingo perché sennò poi parte la tosse. No. Però bene. Stavo controllando il gruppo Telegram. 2765 membri. Che bello. Ma che cari. Ciao. Gruppo Telegram, entrate su Telegram, scaricate l'app, entrate su Telegram e cercate chiocciola Pinocchio DJ. Sì. E trovate il gruppo e vi unite. Cioè Telegram è tipo WhatsApp, cioè funziona uguale. È un'app. Gratuita. Che ha come icona un aeroplanino di carta. Basta. Fine della cosa. Puntata piena di notizie. Sì. Alcune secondo me anche molto carine. Grossa momento gossip con polemica di Vale. Veramente? Ma guarda, polemica è una cosa che so per certo che funziona sempre così. E ogni volta la gente ci ricasca. È quasi riuscita a dirmela prima, ma io non l'ho voluta. No. Voglio sapere in diretta. Ma sei indignata? No. No, però è innervosita. Ma sai, sono stanca. È stanca di certi atteggiamenti perché... del mondo del gossip. Quanto tempo credono di poter andare avanti in quel modo? Ma ogni volta fanno poi quelli che è successo. Ma certo che succede sempre così. E allora? Mamma, non vedo l'ora. Anch'io. Quasi cominciare con quello. Cominciamo con i gossip. No, mi devo scaldare. Ah, ok. Perché così sono più indignata. Stai parlando di quel bicchiere che hai davanti. Bravissima. Okay. Tanto freddo dentro. Faccio una foto e la metto sul gruppo Telegram. Ok. Mentre bevo. Sì, di te che ti scaldi. Ecco. Non è la goccia. Noi, io direi, possiamo cominciare. Abbiamo tante belle notizie. Partecipate comunque con il vostro punto di vista o suggerimenti con il 347-342-5220. Questo è un pezzo che quando ho cominciato a fare la radio quotidianamente, la mattina, col buio e il favore delle tenebre, suonava. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Lo so. In tanti scrivono commossi da sto pezzo. Ma sono quei cori sotto che ti fregano, capito? Perché se per caso il cervello ci si attacca, a quel punto niente, navighi in una landa di emozioni. Ciao. Oh, va bene. Parliamo di una sindrome nuova, interessante. Sì, cioè, non è bello che ci sia una sindrome nuova, ma è sempre bello quando qualcuno riesce a individuarla e a darle un nome, perché finalmente la gente... Ci sente meno soli, dai. Capisce anche che cos'ha. Ed è esattamente il contrario a specchio, speculare, di quello che oggi si sente molto nominare, il burnout. Cioè quella cosa che ti arriva quando non ce la fai più a correre dietro a tutti gli appuntamenti, a riuscire a farti. Quello è il burnout. Che lavori e pensi solo a quello. E poi a un certo punto hai il... Vuol dire quando ti esaurisci. Che vai a nero. Ok? Sì. Il bore out viene da boring, da noia. Da noia. Perché? Perché esattamente la situazione opposta, ma che può succedere, cioè quando al lavoro ti senti sottostimato, anche sottooccupato, sì. Questa cosa continuamente per tanto tempo, tutti i giorni, procrastinata nel tempo, ti dà una sensazione di inutilità e di distacco dal mondo. Ti senti in prigione. Esatto. Ho provato.
Non qui. Ah, no, non qui. Sto dicendo male, ma. Però l'ho provato, che devono passare le ore perché comunque devi lavorare con le 8 ore e non hai niente da fare. Scusate, c'è la Daniela al telefono per un'urgenza. Certo. Daniela? Ciao. 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 Grande raccordo? No, no. Porta Portese. Porta Portese. Allora, okay. La piccola Daniela è in macchina, sì? E appena esce dal lavoro sale in macchina, le sale un peso al petto e la testa comincia a pensare. Orca. Attacco di panico. Da ora che pensa la testa. Senti, al lavoro com'è andata oggi? È una giornata intensa, pesante, tante persone, un periodo intenso di lavoro, tante persone in stanza, tutte che parlavano, ognuno un argomento, una cosa, insomma, un po' di confusione. E in questo periodo è questo che mi crea questo disagio. Ecco, diciamo. È lavoro o la vita privata? Senza volermi fare i fatti tuoi. Forse è lavoro. Proprio a tema di questa cosa. Sì, non so se c'è, cioè, perché lavori in un ambiente molto inquinato dal punto di vista. No, assolutamente no, questo no, assolutamente no. Quello di cui parliamo. È un periodo circoscritto, insomma, so perché, insomma, ci sono situazioni che vanno risolte, vanno gestite in questo periodo, diciamo che già lo sapevamo. Però l'attacco di panico ti viene quando esci, cioè quando molli, ti senti infiato. No, diciamo corto. Che mi sono tenuta durante il giorno. Sì. Con i miei fiori di Bach mi sono tenuta. Okay. No, perché gira con dei litri di fiori di Bach. Sono due atteggiamenti diversi, quelli di cui stavamo parlando, Daniela. Uno è quello quando sei troppo carico, quando il burnout, cioè quando senti, arrivi a un livello di pressione tale sul lavoro che a un certo punto non ce la fai più. Che è quello, secondo me, cioè i sintomi che hai sono più di questa cosa di sovraccarico, no? Sì, di responsabilità, esatto. Di ansia, sì. Di scadenze, eccetera. Quello di non risoluzione di problemi, di frustrazione. Esatto. Ecco, tutta quella roba là. Mentre c'è questa frustrazione comunque, ma per il senso opposto, cioè per la vuotezza del lavoro, cioè ore in cui si ha magari poco da fare e si ha da fare qualcosa che non è valutato, non è visto, non è riconosciuto, non è apprezzato. E tu come persona ti senti sottovalutata proprio. Non è gratificante. Sensazione di inutilità che ti dà una sensazione di, cioè che il mondo sta girando, succedono cose altrove, la gente ha dei contatti, ha dei progetti e tu pian piano ti senti come se rimanessi indietro, sganciato dal mondo. Brutto, sì, nonostante tu continui a frequentare, perché vai tutti i giorni, ma è come se ti sentissi invisibile. E si chiama bore out proprio. Ok. Senti Daniela, ma ora tu vai a casa, chi c'è? Ci sono da recuperare i figli. Dove stanno? Che fanno? Stanno con i nonni, santi. Ok, quanti sono questi figli? Sono due, uno di 11, una di 7. Vabbè, le età sono agghiaccianti, però potevano essere 4, invece sono solo 2. Dai. Cercare delle soluzioni positive. Dai, fra 10 anni sono fuori casa, dai. Sì, assolutamente, ma finalmente. Soprattutto ho la pizza in frigo da riscaldare stasera. Oh, e mi sembra già una cosa positiva. Anche questa, perché tu ritiri, porti a casa, si lavano autonomamente? Assolutamente. Ma poi si lavano, anche se non si lavano. Ma chi se ne frega? Ma infatti, tu scaldi la pizza, dai da mangiare, poi ti puoi fare un bagno caldo, una doccia calda. Ah, una pigiama e via. Capito? A questo la devi pensare. Che dici? Ce la facciamo così? Sì, perfetto, perfetto. È quello che avevo già in mente. Ok, ok. Dai, la settimana è corta. Sì. È andata. Domani si lavora da casa e quindi. E allora dai Dani, caricati a pallettoni. È in discesa. E poi non è che è tutto sulla tua schiena, cioè tu fai quello che puoi fare, il resto è. Esatto. Questa è la cosa. Fosse tu all'azienda, allora stavamo in un'altra, capito? Brava, hai detto una cosa giusta. Cioè, ma sì, tu fai quello che puoi fare. Punto. E cerchi di farlo bene, con onestà e con. No? Come dico, ultimamente io sono in ascolto del mio corpo e adesso sto piano piano rispondo. Mamma, se dovessi stare in ascolto del mio corpo, credimi, non arrivo alle 19. Dani, ti abbracciamo forte, ci piace anche sentirti ridere. Ci mandi un messaggino quando arrivi a casa? Assolutamente sì, grazie infinite. Va bene, ciao amore. A dopo. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:30 minuti su Radio DJ. Allora, ci prendiamo solo un secondo per dire vi abbiamo letti in tantissime rispetto al concetto di bore out, al punto che
Forse vale la pena fare una puntata dedicata. Sì. Questa nuova sindrome di persone che al contrario di quanto si dice burnout, cioè sovraccarico di impegni, è andare sul posto di lavoro e annoiarsi, perché ma più che la noia è un non essere percepiti dal resto del gruppo di lavoro, non avere una mansione gratificante. Sentirsi inutili. Sentirsi inutili, sentire che il proprio ruolo non ha un senso rispetto al resto del lavoro, ed è una sorta di conca nella quale si cade e può portare dei problemi, insomma, anche psicologici. Vabbè, sì, importanti. Sì, sì. Come ci avete scritto in molti, ci prendiamo un attimo il tempo di organizzare una puntata sul tema e vi ricontattiamo e ne parliamo con un perfetto po' più approfonditamente. Sì. Ok. Gossip. Via. Partiamo da l'unico vero gossip della giornata, quello che vede protagonisti Channing Tatum e Zoe Kravitz. Chi sono? Chiedo a te, Pina. La figlia di Lenny Kravitz e quello là gigantone che ha fatto Magic Mike. Okay. C'è cioè gigantone. Beh, è un bel ragazzone. Beh, Marco Antonio, no. Diego. Oh. Sì. Loro stavano insieme da 3 anni, di cui uno di fidanzamento, tipo a marzo è arrivata la proposta di matrimonio. A maggio erano presi per i preparativi del matrimonio. Tra l'altro loro si sono conosciuti sul set del primo film da regista di lei, che quando l'ha visto ha detto io voglio te. E lui diventa protagonista di quel film. Lavorano insieme, no, cioè, all'improvviso diventa protagonista. Sì, no, lo sceglie come protagonista del suo film. Se ne innamora, si innamorano lavorando insieme. Eh beh. Bellissima storia d'amore. Il papà di lei, Lenny Kravitz, felicissimo, dice: vabbè, ma questo è un genero che cioè proprio quasi considero come mio figlio, dice. Mm. Fino a settembre tutto bene. Perché lui comunque è un paciarotto. Gentilone, sì. Lui c'ha un tattoo, è un paciarotto, gentilone, ha la faccia da bravo ragazzo, probabilmente lo è. Allora forse io non ho capito chi è. È quel ragazzone lì che faceva il film Magic Mike. Tu pensi al gigantone, tu ti confondi, per quello ho detto prima. Non il quello che ha fatto Magic Mike, ho visto il film agghiacciante l'altro giorno. Comunque a settembre Channing Tatum posta una foto sul suo Instagram che lo ritrae da sveglio mentre Zoe Kravitz è addormentata sulle sue gambe sul divano mentre sta guardando la TV. Una scena molto casalinga che c'è, che succede nelle case di tutte noi. E lui scrive sotto una spatafione che chiude così: grazie per avermi trovato e visto. Ti ho preso per sempre. Io e te, schiena contro tutto. Non batterò mai le palpebre. Andiamo. Questa è più e si lasciano il giorno la dopo. Traduzione. E poi contro tutto, ma contro chi? Ma poi perché non devi battere più le palpebre? Per vegliare, per noi. Ah, per vegliare su di noi. Per dire sono, capito? Anche io Vale non batto le palpebre per te. Occhi secchi. Secchi. A ottobre sono andati a una premiere insieme e non avevano gli anelli di fidanzamento, e non mi guardare male Diego, perché se uno ha sempre l'anello di fidanzamento e va a fare un red carpet e non lo porta più, vuol dire che sta comunicando qualcosa al mondo. E adesso io non la penso così. Si sono lasciati non ufficialmente ma ufficiosamente. Tutti li danno per spacciati, ma ancora non è arrivata una comunicazione ufficiale che generalmente dice continuiamo a volerci bene ma non andiamo più d'accordo, le nostre strade si dividono. La mia teoria, che non è la mia teoria, è realtà. È l'indignazione. È realtà. Abbiamo base perché è il momento indignazione. No, ma io infatti. Ma è molto semplice. Poi, nel mondo del cinema e nel mondo degli attori e delle attrici, quando ci si trova a condividere il set, per forza di cose ci si innamora. Qui lo dico. E basta. Lo dico. Io non voglio che nessuno commenti. Anche perché senti che giro di basso. Prendo e mi butto da qua, Proprio adesso che sei guarita. Senti che roba. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Saluto Dave che dice mamma il basso, anche lui preso bene da questo giro di basso. 17:38 su Radio DJ, la Dani che abbiamo sentito con l'attacco di panico in apertura di puntata è arrivata a casa. Brava, bene, dai. Allora, ieri in ufficio a un certo punto ci siamo trovati tutti e tre a cercare, perché è uscito ieri, se non sbaglio, proprio il nuovo singolo di Sade. Che è tanto che non canta. È tanto che non usciva con qualcosa. È uscita con un progetto specifico, un progetto speciale. Mi sento che di dire che la parola speciale ha proprio senso in questo momento.
Il pezzo si chiama Young Lion e fa parte di una compilation, quindi non è, diciamo, un singolo di quello che sarà un album o un singolo suo, è il suo contributo a un progetto che è una compilation che si chiama Transa, che è realizzata da un'associazione benefica internazionale che si chiama Red Hot, e è un'associazione che è impegnata nel promuovere una campagna per l'accrescimento della consapevolezza sulla comunità transgender e quindi valorizzare il lavoro di artisti trans e non binari. Quindi è un progetto al quale partecipa lei e partecipano tutta una serie di altri artisti che hanno deciso di sostenere questa sensibilizzazione. Lei ha fatto questo pezzo dedicato a suo figlio, che nasce Helen e che ora invece è Isaac Theo Adu, e che diciamo nella canzone lei racconta un momento specifico di questo passaggio, che immagino abbia avuto tutta una serie di sviluppi, quindi lei in quanto madre avrà avuto un'infanzia in cui nasce questa bambina, poi questa bambina comincerà a capire di essere qualcosa di non esattamente chiaro, e quindi tutto un suo percorso. Sì. La cosa speciale di questa canzone è come un momento di realizzazione da parte di Sade di quello che invece è stato il percorso di questo suo figlio, e che dice: ma che fatica che hai fatto. Sì, evidentemente quando ha fatto coming out rispetto al desiderio di fare transizione, lei deve aver fatto un ragionamento da madre dicendo: ma tutto il tempo che è passato da quando l'hai capito a quando me l'hai detto è un percorso che hai fatto da solo, e dice: io che fardello pesante ti sei dovuto portare, io avrei dovuto forse capirlo. Sì, è un pezzo in cui lei in qualche modo riconosce tra virgolette i propri errori e esprime il rimorso di non aver compreso da subito o comunque appieno l'identità del proprio figlio, e un po', diciamo, questo messaggio è quello di provare a pensare che i genitori possono imparare, crescere e accettare i propri figli per quello che sono veramente. Abbiamo voluto fare questo preambolo perché nell'ascolto di questa canzone sapere queste cose te la fa godere. Vi dico, noi ieri ce la siamo sentita, avevamo chiaro queste informazioni, e che ve lo dica fa, ci è piaciuta. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Lo sappiamo, 17.45, i vostri messaggi arrivano copiosi e carichi di lacrime. Vale, deturpata, amore? No, perché oggi sono truccata e nessuno me l'ha voluto dire. No, Vale, ci siamo truccate insieme. No, lo so, però parlavo di Diego. Di Marta. Tutti i giorni ti faccio dei complimenti. Oggi è stata una cosa trafelata. Poi se sono entrato in redazione stavate facendo una riunione carbonaria e quindi non c'è stato modo. Comunque, va bene, io saluto Davide, Annalisa, Monica, Giorgio, tutti commossi dal pezzo di Sade. Siamo contenti che abbiate apprezzato e spero abbiate capito perché abbiamo voluto presentarlo spendendo qualche parola in più. Allora, Mariah Carey sta scalpitando. Mamma, non la tengo. No, è una roba. È una puledra. Siamo abituati a quel momento. Si sente ogni tanto. A quel momento in cui lei apre le danze. Dice: da questo momento in avanti si può pensare al Natale. E ci aveva già provato qualche settimana fa, e non mi ricordo in quale contesto, ma era in un video che ha pubblicato sui social, ma era stata fermata per tempo da qualcuno che le aveva detto: calma, anzi era su un volo privato, privato, e il pilota le ha detto: no, ma Mariah, non è il momento. Ha rifatto un nuovo video nel quale partono le prime note di All I Want For Christmas, anzi sentiamolo. It's not your season yet, Mariah. What? It's voting season. Non è la tua stagione. Okay. Now, I need to know. Have you registered? Yes, I have registered. Did you make a plan? I made a plan. Have you executed it? Yes! That's amazing, because it's my season before it's her season. Yeah. So now all we need is you. Per chi conosce l'inglese come me, a un certo punto è subentrata l'attrice Kerry Washington, che le dice: non è ancora la tua stagione. Quella che faceva Scandal. Perfetto. Dice, adesso Scandal. Questa è la stagione per andare a votare, tempo di pensare al voto. E così Mariah Carey anche lei invita ad andare a votare, perché se è vero che l'election day sarà
martedì prossimo in molti stati, in tutti gli stati in tutti gli stati degli Stati Uniti d'America, in modalità diverse, si può già cominciare a votare spedendo il proprio voto. Sì, devi registrarti. Ma ha dato un'indicazione di voto? Non specificatamente. Beh, c'è Kerry Washington, che però, è un'attrice afroamericana. Però, insomma, anche Selena ha fatto un video. Ma scusa, sul cartello cosa c'era scritto? No, sul cartello non c'era. No, Selena Gomez ha dato delle indicazioni di voto. No, sì. No, che ha messo un cuoricino blu. L'attrice teneva in mano un cartello. Kerry Washington. Io non l'ho visto. Però da quello che diceva nell'audio. Invitava a registrarsi. Ah, ok. Mm. Ok, diceva registra. Sì, sì, registra, perché tu ti devi registrare. Ok. Perché funziona in maniera elettronica. Ah, voter. Ok. Ah, ok. Vota lei. Ok. Ah, quindi vota lei. Ah, vote her. Io per quello vi dico che mi sembra. Okay. Voter, voter, vot- no. Cioè votante. Ah, ok. No, 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 no. Indicazione di voto. Ah, ok. Vabbè, guarda, se traduciamo male i messaggi internazionali. No, per no, carità. No. Pensate che fino al 1920 in America le donne non votavano. Ma dai, come ce la spassavamo? Che esatto. Vi fate qui? L'unico modo per essere noi negli anni 50. Ah, sì, certo. Lui, ma... Vabbè, 46. Sì, per coinvolgere, diciamo, per l'unico modo che avevano per partecipare attivamente, per invitare chi aveva diritto, quindi solo gli uomini ai tempi, ad andare a votare, le donne cosa facevano? Le torte. Diciamo. Cioè, non ho capito perché. E perché con le torte, cioè, mettevano le torte fuori di casa, dicevo, vicino a dove si andava a votare, per dire: venite a votare. Venite a votare, vi mangiate la torta, è offerta, era un modo per spingere. Naturalmente lo facevano o da una parte o dall'altra, per insomma, dei partiti che si candidavano, però era un modo per invogliare con un dolcetto a dire: esci, vai a votare, ti regaliamo una fetta di torta, ok? Che preparavano noi che donne. Non possiamo votare. Noi che non possiamo votare, erano tempi così. La torta si chiama Election Cake. È stata tornata in auge da qualche anno dai conservatori americani, dalle conservatrici americane. È una ricetta di torta di frutta secca, di cui sentirete probabilmente parlare. È tipo quelle ciambella plum cake, quelle avete presente? La ciambella molto a plum cake, molto alta. Ok, sì. Col buco, quindi? Col buco, glassata, con dentro frutta secca e uvette. Deve essere anche buona. Ma sì, un ciambellone. Volevo darvi la ricetta, ma siccome è legata a un tempo in cui le donne non votavano, secondo me compratela se mai e quando è il momento votate. In che senso? No, nel senso che è bella, cioè è una cosa curiosa, ma è legata ai tempi in cui le donne per partecipare alla politica potevano solo cucinare, cioè continuare a fare quello che facevano. Esatto. E non occuparsi di politica. Esattamente. Molto. Quindi, bene, non ho voluto per questo dare la ricetta. È stupendo che quando dici nel 1920 in America, noi ci abbiamo messo un altri bei 30 anni. Che bel paese. Finché c'è, poi. Quanta intelligenza. Che bellezza. Mattia, Pinocchio, ti sembra un giambellone? Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Cosa vogliamo, come vogliamo organizzarci? Perché abbiamo forse un test che vale la pena fare. Sì. Ma allora, è un test di fisiatria, diciamo così. Cioè un test rapido, facile, perché è stato individuato come prova. Semplice, che tutti possiamo fare per darci una un'autovalutazione sullo stato di salute del nostro corpo. Ok. Perché, allora, naturalmente si parla di medicina e invecchiamento, sì. Quindi non medicina sportiva, e in America hanno fatto hanno incrociato tutta una serie di dati di studi medici che si occupano appunto di questioni legate al corpo che intanto invecchia, e hanno questo corpo che cambia nella forma e nel colore e in trasformazione. E il test più facile per capire quanto bene stai, che mette insieme tutto, un po' l'equilibrio. Non so se darmi subito voto zero senza neanche provare. No, dai, proviamo, proviamo. Allora, è molto facile. Bisogna alzarsi in piedi. Sì. Voi che siete nel traffico non fatelo adesso. Però poi lo provate a casa. Esatto. Memorizzate i passaggi. Come funziona? Dovete scegliere la gamba forte, perché tutti abbiamo una gamba più forte e una più debole. Io destra. Ok. Destrorsa. No, io già parto male perché non ho una gamba forte. Scegli una gamba. Tanto poi lo fai anche con l'altra. Però con tutte e due si fa? Sì, lo fai comunque con tutte e due, ma la gamba forte è il riferimento. Ok. Cioè, se va male la gamba forte, aia. Non farla debole. Allora. No. Forse la destra. Vi mettete coi piedi paralleli, poi portate il peso sulla gamba forte e alzate il ginocchio all'altezza della vita.
dell'altra gamba e state in equilibrio per 30 secondi. Se riuscite, respirate. Vabbè, che muori. Lunghi, 30. Sono tanti. Ora? Ok, come va? Bene. Bene. Dai. Sì. È un test fatto per gli ultrasessantenni, ma intanto uno sa, cioè si testa. E quindi il risultato qual è? Stiamo bene? State abbastanza bene. Oh! Volete provare con l'altra gamba? Sì. Dai. Aspetta, pronti? Pronti? Le braccia le si possono allargare o no? Allora, no. Io di no. No, perché così le fai lavorare la prospicizione del tuo corpo. Cos'è? È quella, quella capacità degli equilibri, dei, dai, quella roba lì, gli equilibri. Pronti? Via. Elicottere. È la gamba debole, questa. È nata debole. Sì, comunque la mia sinistra è la più debole. Vedi? Sai che forse è più forte della destra? Beh. Ragazze, facciamoci i gomiti. Ci è andata bene. È andata di lusso. Per una volta. Ma quindi 25 anni dimostriamo. No, vuol dire solo che state ancora bene. Però ecco, vuol dire solo che non avete 64 anni. Cioè che il vostro corpo non dimostra più di 60 anni. Ah, però okay. È già qualcosa. Ok. Va bene. La faccia sì, però Oggi sei truccata. Giovanotta. Lei si è truccata oggi, capito? Si sente. Se per questo anch'io. Sì, ho anche le ciglia finte. È vero. Cretino. Te le vedo da un po'. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. Eleganza, chubby checker, slow twisting. Qualcuno dice: voglio una soda con le patatine portate da Diego coi pattini. Mamma, me lo faccio subito. Ma è proprio la tua cosa. Subito. Parliamo di maionese. Quanto è buona la maionese? Mamma. Lo so. No, in tutti i modi. Vegana, non vegana, light, con lo yogurt, con il wasabi, con le arance, con la soia. Sempre buonissima, ma l'uso che ne facciamo è limitato rispetto alle potenzialità. Ma, siccome Pier la fa spessissimo a casa, la fa fresca, che è buonissima, poi resta lì, è tanta. Allora, come si può usare? La puoi utilizzare per realizzare una torta. Cioè un dolce soffice e umido, la maionese viene usata al posto del burro o dell'olio nell'impasto. Dice che conferisce una morbidezza speciale. Gnocchi, anche nell'impasto degli gnocchi. Ma dai. Sì. Cioè, io vado pazza per gli gnocchi, vado pazza per la maio, le due cose insieme. Ma cosa fai quindi? Prendi l'impasto e ci aggiungi un po' di maionese per legare e ti conferisce non solo una cremosità dello gnocco, ma anche un sapore inedito. Ma metto la maio al posto delle uova? No, secondo me aggiunge, ma non si sa. Sta leggendo, spero. Cremosità. No, non c'è scritto. Però in effetti è uovo e olio, cioè. Secondo me metti tutte e due e ci aggiungi un po' di maionese, così a spanne. Li fai con la farina di riso? Sì. Io metterei integrale. Io farei maionese, faccio più patate. Maionese e farina di riso e poi vedi cosa aggiungi, magari ci aggiungi un po' d'acqua. No. Ma negli gnocchi, Diego? Nell'impasto, no? L'acqua, cioè, no. Non si mette. Non lo fare. No. Non farlo. Nella colla? No, perché tu fai le patate. Poi, a seconda del tipo di patate, devi aggiungere più o meno farina. Però, se metti l'acqua, devi aggiungere 6 kg di farina e non delle un milione di gnocchi. No. Insalata di frutta. In tantissimi paesi le insalate di frutta vengono arricchite con un condimento a base di maionese e yogurt acido. Insalata russa. Zuppa di frutta. Buona. Zuppa di maionese. Zuppa, per zuppa intendiamo il gazpacho, fondamentalmente, per cui una zuppa fredda con l'aggiunta di maionese per dare una texture più cremosa. Non avete le uova, ma volete fare le fettine panate? Cioè, per cui la carne impanata? Ecco, questa
questa è malefica. Questa è malefica perché voi prendete le fettine di carne. Hai capito? Ci passate su un sottile strato di maionese e poi le impanate nel pangrattato. No, vabbè. È il diavolo che ci sta parlando. Stai scherzando? No, è tutto vero. Ma questo è geniale. C'è lontana. Cioè, al di là della fettina, qualunque cosa tu vuoi impanare, la puoi prima passare nella maio, vegana, non vegana, come te pare. Impani. Ciao. Con o senza glutine e anche le ciabatte o cuoce al forno anche, sì, anche i cuscini del divano, sai, ma come buoni. Vengono buoni. Esci dalla cucina e vai in bagno. Orca Vale, vuoi ammorbidire le cuticole? No dai, io qua sono ciotola di maio. Perché ammorbidire le cuticole in bagno? No. Dove le ammorbidisci le cuticole? Beh, in sala. Mi suggerisco sala. Da casa, da qua, di prendere delle distanze. No. Sono tutte cose non testate su di me, ma non folli, credo. Comunque, immergete le dita in un ciotole di maionese. Ma no, prendi un pennellino e metti un pochino. Cosa fai? Mandi in bacca un barattolo di... No, non ne metti tanto. Prendi una ciotolina di maionese. Ci metti dei gamberetti, poi già che li mangi. 5-10 minuti, vale. Poi sciacqui con acqua calda. Le dita con la maionese va bene uguale. Ravvivate i capelli opachi. No, dai, no, vale. Adesso te lo faccio. Dai. Spolverate le piante d'appartamento. Questa forse la provo. Quanto è bello avere delle piante sane in casa, ma quanto è brutto quando sono ricoperte di polvere. Voi? Basta spolverare. No, le spolverate. Le lucidi come negli anni 80, un odore di uovo. Poi. Per renderle lucide, ci passate delicatamente sopra un panno intinto con pochissima maionese. Se arrivi alle scarpe, me ne l'uovo vado. Che marcisce, insetti che... Avete pittiato i muri di casa ed è rimasta della vernice sul pavimento? La levate con la maionese. Avete appoggiato un bicchiere. Vale, da qua in poi io... Però a un certo punto mangiamola, cioè resta lì. Avete appoggiato un bicchiere d'acqua sul mobile della nonna ed è rimasto quell'antipatico alone? Orca. Ci mettete sopra, proprio solo sull'alone, cioè fate un cerchio di maionese e lasciate in attesa per qualche minuto. No, stai inventando, leggi bene, non dire cazzate. La tiri via con un pezzo di pane. No, allora, leggi allora, bene questa. Se sul tavolo in legno è rimasto un alone lasciato da un bicchiere o una bottiglia d'acqua, metti sull'alone un po' di maionese e lascia agire per qualche ora. Una volta rimossa, pulisci la superficie e noterai che la macchia è sparita. La maionese è utilissima anche per sciogliere la colla degli adesivi. E chiudo con ottima, cioè quasi fosse nata per quello, qualcuno, per lubrificare i cardini delle porte. E con questo è tutto. Si è partita entusiasta e finita con un imbarazzo quasi prurito. Brava, di fastidio. Anche a tratti paura. Ha anche puzza di uovo marcio. Fatemi sapere. Ok, fate sapere a Valentina Ricci, la Vale DJ. Direttamente con lei, Noi non ci c'entra nulla. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. In modo... 18:29, allora cosa facciamo, Vale? Hai scelto? Sì, parliamo del miele più raro e costoso del mondo, del quale non avevo mai sentito parlare. Viene chiamato Mad Honey perché ha tanti benefici, tra i quali anche quello di stordire un po' se preso in grandissime quantità. Attenzione! Ah, ok. Allora, intanto da dove viene? Dal Nepal. Come si chiama? Black? No, no, Mad Honey. È realizzato non so perché me lo immagino molto scuro. Ah, ho guardato perché è acquistabile online. Sì, effettivamente Me lo immagino tipo corbezzolo, castagno, capito? Buono. È realizzato dal lavoro di api giganti, le Apis laboriosa dorsata, e dal nettare di fiori come le azalee e i rododendri. Che però sono quelli azalee. In alto. Cioè, migliaia di metri d'altezza. Chi raccoglie questo miele sono gli Honey Hunters, che sono persone deputate a raccogliere il miele. Vabbè, facenti parte di due etnie specifiche, i Kulung e i Gurung. Tra l'altro... possono farlo solo pochi eletti, nello specifico chi ha sognato
Ronchemi, che è lo spirito che governa Madonna, le montagne. Che non l'ho sognato. Devi vedere che faccia Ronchemi, che magari l'ho sognato e non lo so. Ed è anche protettore delle api. Allora, ripeti un attimo, perché magari la gente l'ha sognato, deve andare. Allora, in realtà lo devono sognare per andare a prenderlo solo gli appartenenti alle etnie o di Kulung o di Kurung. Ma tu cosa ne sai, Diego? Comunque di Kulung qualcosa ci avrà. C'è ragione. Ma io? Ma guarda, 9 su 10 ho una parte del mio DNA. Lo spirito si chiama... Sei mezzo quello, mezzo J-Lo. Vabbè, mezzo brasiliano. No, ma scusa, ma non mezzo messicano, ma anche mezzo quella, dai, l'attrice che siete uguali, quella che ti somiglia, Sandra Bullock. Sandra Bullock, mezzo Sandra Bullock, mezzo padano. In realtà Susanna Tamaro, lui è la Gadù. Poi esatto, fate come vi pare. No, lo spirito è Ronchemi ed è uno spirito che governa montagne, foreste, valli e protettore delle api. Guarda un po' se l'hai sognato, Diego. Adesso stiamo cercando le immagini, vediamo. Per raccogliere sto miele, cioè ti devi inerpicare, no, cioè è proprio un'operazione. Poi ti pungono le api giganti, figurati, a me mi punge anche l'aria. Cioè vado là, ma crepo dopo un minuto. Cioè non mi scoccerebbe se l'ho sognato, che non sono andato, che sembro maleducato. Eh sì, però lì tu non l'hai riconosciuto, non lo sapevi. Ma lui poi te lo dice, cioè lo sogni, lo vedi passare e sai che devi andare, o lui ti ferma e ti dice: oh Vale, vieni su. No, secondo me basta sognarlo. Però comunque, andiamo oltre, pare che costi un botto. Sì, costa abbastanza. Allora, innanzitutto a cosa fa bene? Alla tosse. È antidolorifico, antisettico, un po' come tutti i mieli. Controlla pressione, diabete, insonnia e reumatismi, rinforza il sistema immunitario. Volendo, è tipo il miele di Manuka, no? Sì, volendo anche afrodisiaco, ma noi non ci crediamo. Lo si può acquistare online, i prezzi sono abbastanza elevati, nel senso che le unità prodotte sono poche ed è difficile reperirlo, quindi se non vi serve anche, proprio raga. Perché comunque è un miele di montagna, cioè no, secondo me avendo le Alpi non è proprio comunque 200 grammi vanno $400 circa. Mortacci però fa sballare, scusa. Preso in grande quantità. Lo chiamano così perché potrebbe provocare a chi non è abituato a mangiarlo una sorta di tepore o di allucinazione. Dicono. C'è differenza tra tepore e allucinazione. Dipende dalla persona. Persona. Però se uno non l'ha mai provato e si beve un bello sciottone di grappa di Alpino, comunque qualcosa vedi. Io mi sono appena fatta di miele mille fiori, 400 grammi, 2 euro. E come stai? Bene? Beh, un po' di tepore. Allora, niente di più, Valentina. Va bene. Se senti un forte odore di rose, Padre Pio. Ok, beh, hai fatto bene a dirmelo. Non lo sento per il momento. Bene. Andiamo pure. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Ecco, ho fatto una di quelle cose che non dovevo fare, prendere il Mad Honey prima di Migos. L'ha fatto salire, sento un po' più del tepore adesso. Wow. Allora, abbiamo una notizia che riguarda una coppia di cui la Vale, che è stata promotrice nei secoli dei secoli, è la più annoiata di tutti. Sì. Come diceva la mia nonna, gli è venuta annoia. Sì. E dire sì. Che avevi la loro foto in mezzo a quella di famiglia. Beh, ancora a casa ho le loro tazze. Sono due le coppie. Di chi stiamo parlando adesso? Di William e Kate. La tazza di William e Kate. Senza dimenticarci che a un certo punto tu eri lei. Io a un certo punto della mia vita, tanti e tanti anni fa. Ma non tanti. Una decina? Ma che dici? 5 o 6? 5 o 6. Mi sono illusa 4. Di somigliare a Kate Middleton. Sì, ma di essere lei, di ispirarti a lei. Sì, ma io mi sentivo che, cioè, potevo farcela. Amore mio. Poi dopo lei è rimasta lei. E io. Sì. Però io all'epoca andavo proprio regolarmente a fare la piega alla Kate. Cioè. Andava con la foto. Le vorrei così. Scusate. Sì. No, io lo sapevo. Ma lo sapevi? Ma cioè, cosa sapevi? Cosa dovevo dire? Non l'ho mai vista con la piega di Kate. Neanch'io. Però. Però sapevi che lei andava a farla? Sì, dicendo quei capelli di Kate. La piega ai reali europei.
per non... cui la ricciata interna. Ma perché non me ne hai mai parlato? Facevo anche gli chatouche. Era per lei, capito, che li faceva? Solo che io cosa le dicevo poi sul terrazzino? Niente. Facevo. Comunque la notizia riguarda loro due, che comunque per quanto mi abbiano annoiata restano nel cuore. Mi ha fatto molto ridere il fatto che quest'anno a casa Carlo e William il Natale si fa separato, cioè Carlo e Camilla stanno organizzando un pranzo per i cavoli con loro. La famiglia di Camilla, per cui con i figli di Camilla. Kate dall'altra parte sta organizzando il pranzo con i suoi. Che posso dirti? Secondo me i parenti di Camilla sono molto più divertenti. Ma scusa, non c'ha delle grane la sorella? La sorella ha delle grane. La Pippa Middleton ha delle grane perché lei e suo marito hanno deciso di acquistare una casa nel West Berkshire, in campagna. Una casa che è appartenuta per tantissimi anni. Perché non sapevano dove andare. Andiamo lì che stiamo bene, abbiamo i figli piccoli, almeno stanno nel verde. L'han presa da un signore che si chiama Terence Conran, un magnate del design, che aveva sì questa casa con questo immenso giardino, attraverso il quale si accedeva a tutta una ramificazione di percorsi che gli escursionisti della zona percorrevano. Sentieri, diciamo, dei camminatori, potrei andarci anch'io. L'ex proprietario faceva passare la gente nella sua proprietà, perché effettivamente è un passaggio quasi obbligato, cioè tu puoi vietare il passaggio, così hanno fatto Pippa e suo marito, ma obblighi tutti gli escursionisti a percorrere tipo una superstrada. Cioè, li metti in serie difficoltà. Non è bello quando chiudono un sentiero, è sempre un... Ho capito. Voglio vedere te che ti compri la casa e ti passano gli escursionisti. Ma te l'hanno detto, però. Te lo voglio dire, con e senza piega. Beh, insomma, io ti vorrei vedere. Vabbè, loro hanno chiuso tutto. No, ma tipo coi piombini dal Ma dai, ma no, i camminatori sono persone per bene, stupende. A capo dei camminatori c'è Eugenio Fletcher, il quale ha detto, cioè è andato a prendersi la legge in mano, ha detto: raga, innanzitutto, se una strada è stata pubblica per più di 20 anni, è pubblica e ne sono passati 60. In secondo luogo, se una strada obbliga la gente ad andare a mettersi nel pericolo, allora deve essere pubblica. Terzo, l'aria è di tutti. L'aria è di tutti. E quindi attendiamo di sapere cosa delibererà il giudice. Chi la fa l'aspetti? Specchio riflesso. Volevi aggiungere altro su Kate e... Non lo so, sarà questa musica. Ma sento di... Volergli un po' più bene di prima. Sì. Almeno di 10 minuti fa. Sì. Forse un filo di ispirazione a lei ancora un po' che... È tornato. È lo tornato. Sapevo. Ti vede dagli occhi, ti è brillano. Tornato. Lo sapevo, Vale. Sì. Ben tornato. Allora io da oggi. Anche a me. Allora io da oggi faccio Camilla, dai. Ok. Domani vengo con dei capelli. No, un sogno. Quindi piega domani? Domani non lo so. Ok. Lunedì forse. Potrebbe. Chiusi. Lunedì sono chiusi, parrucchieri. Martedì? Segno martedì? Dai. Segniamo martedì. Segnalo. Da qua a martedì può succedere di tutto. Okay. Pinocchio è anche in podcast. On demand. Dove vuoi, quando vuoi. 18:47 Radio DJ, Diego ci tiene. Sì. Così mi avete detto. Sì, qua è una notizia fuori menù. Ah, ok. Sì, perché sta circolando questa notizia che vuole fare un po' il punto su una questione per la quale dicono. Basta con questo tabù, cioè stiamo assaggiando cose nuove, stiamo sperimentando, cioè togliamoci questo tabù per cui se fai un piatto a base di pesce non si può mettere un formaggio. Ma Diego, abbiamo fatto la puntata sulle opinioni impopolari proprio pochi giorni fa. Lo so, però c'è gente che dice: io sui piatti di pesce metto il parmigiano, mi trattano a pesci in faccia. Invece però chi ha fatto la ricerca, ha fatto la ricerca gastronomica, ha detto: guardate che è più un tabù che un'identità, perché in realtà c'è stato un tempo in cui chi pescava non aveva tanto accesso ai formaggi, perché chi faceva i formaggi erano posti lontani e poche volte l'anno ci si ritrovava per fare degli scambi, quindi lo usavi poco. Se stavi al mare usavi poco i formaggi e latticini e viceversa, ma in realtà questa roba deve cadere. È un grande... Anche perché i formaggi stagionati sono fatti proprio perché si conservano anche distanti da dove li hai fatti. Sì. Io per esempio mi faccio, cioè proprio la mia pasta col tonno preferita da sempre, per sempre, pasta in bianco
col tonno in scatola, basilico, peperoncino e una cifra di parmigiano. Buonissima. Io l'ha detto la Vale, eh? Io buonissima. Mi tiro fuori da questo argomento. A me piace molto. Ma adesso vi do anche due titoli, cioè proprio titoli di ricetta. Sai come se buona volete. Anche col nel maionese. Sì. Buona. Sì. Allora, per esempio, la maionese nell'insalata di riso. Mamma mia, anche di scusami, più. Scusami, Diego. Niente, ma per esempio, per polpettone di pesce con broccoli e panna. Per esempio, una ricetta che dici, se la senti comunque, ti viene voglia di mangiarla, non pensi che ma no. Ma è panna, non è formaggio. Sì, va bene, latticini, triglia il forno con yogurt. Sì. Sarebbe? Sì. Faccio degli esempi, così. Ci teneva. Fusilli con crema di scarole e acciughe, nduja e burrata. Non la mangeresti? Beh, la burrata con le acciughe, ciao. Perché? Dice, per dire. Sì, io però la nduja no. La ragione principale è che si pensava ai formaggi molto stagionati che coprissero molto i sapori e il pesce è invece un sapore delicato. Ma ci sono pesci dai sapori molto forti, certo. Per esempio le acciughe. E ci sono formaggi invece dei sapori molto delicati. Per cui, niente, volevo dire questa cosa. Ci segnalano pignatta di cozze al gorgonzola, fantastiche. Ah, vedi? In Francia, sull'oceano, si mangiano queste piccole cozze con una salsa alla creme fraiche. Mulla alla creme fraiche, sì, certo. Sì. Basta col tonno, ci metti qualsiasi roba, cioè sottilette, formaggi cremosi, panna. Chiodi. Ascoltatori, dici? Sì. Viti avanzate. Naturalmente non si può non citare la panna e salmone. Certo, appunto, allora a quel punto metti anche la vodka e sono gli anni 80. Che bello. E le spalline. Sì. Poi un po' di lacca ci metti sopra per i capelli. Le seppie sono tradizionalmente ripiene, certo, di formaggio. Brava, è vero, brava, è vero. Vedi. Cioè, mollica, cioè, poi dipende dai posti, se stesse. Chiudo con gamberi, gorgonzola e brandy. Ah, è vero. Chiudo con torta di patate con sardine e mozzarella e ostriche gratinate. Sì, sì, si portano. Ecco. Scusami, Vale, prima di chiudere, c'è quella notizia sull'etichetta, io la darei, ma perché mi sembra una cosa... Allora, c'è una campagna in atto, ho fatto una ricerchina, in realtà è in atto da almeno un paio d'anni, per la quale le grandi aziende di abbigliamento americane ed europee si sono riunite per eliminare le etichette di manutenzione sui vestiti. Cioè, applausi. Non si è arrivati ancora a quali sono le etichette quelle di manutenzione? Quelle attaccate qua dietro con tutte le istruzioni. Quelle che ti grattano, ti danno fastidio. Sono lunghissime. Lunghe, ma dei papiri. Io le taglio e poi peggio mi sento. Esatto, si sta lavorando a dei QR code impressi nel tessuto o comunque comunicati in qualche però modo. Che non pizzicano. Esattamente. Bravi. Si sta lavorando, non è detto che si raggiunga un risultato. Bravo. Ci siamo illusi, siamo abituati così, va bene così. Radio DJ è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.